Scusate per il vestito poco formale, ma di tempo ce n'è poco. Fin da bambini abbiamo conosciuto le leggende dei grandi pirati della storia che, come Barbanera, Henry Morgan, Han Bonny ed altri, hanno imperversato gli oceani conosciuti con le loro bandiere nere, cacciando navi ricolme di tesori e portando il panico tra i marinai di tutto il mondo. Ma vi meravigliereste se sapeste che tra le fila di questi famigerati criminali del mare vi si potevano facilmente trovare dei nomi italiani? Del resto la lista non è nemmeno corta, ma oggi ci vogliamo concentrare su uno dei più affascinanti da trattare, seppure esistano oramai ben poche informazioni, ma bastano per permetterci di conoscere uno dei più irruenti pirati che imperversarono il Mar dei Caraibi nei primi anni del XIX secolo, ed il suo nome era Vincenzo Gambi. Da dove venisse precisamente questo personaggio storico e in che anno nacque non ci è dato saperlo. Si può comunque supporre che raggiunse i Caraibi tramite Haiti, per poi fuggirne assieme ad altri isolani bianchi durante l'insurrezione degli ex schiavi haitiani durante la fine del XVIII secolo. Si potrebbe comunque dedurre che arrivasse dalla Lombardia se pensiamo al fatto che una delle navi che comandò si chiamava Petit Milan e che il suo soprannome fosse Vinxink. Non so il lombardo, scusatemi. Uno spiritoso appellativo che andava a scherzare sulla percentuale che era solito prendere durante le razzie e al tempo stesso una parola dialettale tipica del nord Italia. Ma questo rimane solo una nostra supposizione, sia chiaro. Si inizia a sentire bene di lui sulla costa della Louisiana, quando ebbe le prime interazioni con uno dei più importanti pirati di quell'epoca, Jean Lafitte. Questo famoso pirata di origini francesi, anche lui dal passato prevalentemente perso nelle sabbie del tempo, si mobilitava con la sua flotta alla ricerca di navi spagnole, arricchendosi con merci come sete, gioielli, schiavi e tutti i prodotti da e per le Americhe. Qui iniziarono i primi contatti tra i due, la cui prima conversazione è passata alla storia. Pare che quando Jean propose a Vincenzo di entrare nella sua flotta per assaltare esclusivamente navi spagnole, quest'ultimo si rifiutò. Durante la conversazione, uno degli uomini di Vincenzo estrasse la pistola e la puntò contro il francese, dichiarando che gli uomini di Gambi prendono solo gli ordini di Gambi. Nonostante la minaccia, però, Jean fu più svelto di lui con la pistola, uccidendolo all'istante. Che sia un racconto fantasioso, la realtà è difficile da dire. Fatto sta che dopo un inizio bellicoso tra i due, Gambi si unì infine alla flotta di Jean, solcando i mari tra le coste della Louisiana e quelle di Cuba. Si dice che in combattimento era un diavolo senza freni, responsabile dell'uccisione confermata di almeno una decina di avversari, utilizzando sempre la sua arma per eccellenza, ovvero un'ascia. Ed è qui che infine si giunge al periodo del 1812, anno in cui scoppiò la guerra tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Con lo scoppio del conflitto anglo-statunitense, Jean Lafitte, approfittando della benevolenza che gli americani avevano nei confronti dei cittadini francesi, ricordiamoci che c'era in quel momento il periodo napoleonico in Europa, e quindi conseguentemente anti-britannico, collaborò con l'ausilio della sua flotta per fronteggiare le truppe britanniche che in quel momento stavano occupando New Orleans. Durante la battaglia dell'omonima città portuale, avvenuta l'8 gennaio 1815, Gambi si distinse con tenacia al comando della sua nave, dando l'aiuto necessario per sconfiggere definitivamente le truppe inglesi presenti. Anche se in linea teorica il trattato di pace, quello di Ghent, venne firmato già il 24 dicembre 1814, ma la notizia non giunse in tempo. Il governo americano volle ringraziare il suo contributo cedendogli la cittadinanza americana, cosa che riuscì a ottenere a differenza del pirata Jean, che invece venne accusato di tradimento per aver trattato con gli inglesi a loro insaputa, costringendolo a fuggire e vedendosi la sua flotta e le sue proprietà distrutte.
L'occasione di ritirarsi dal mondo dei saccheggi gli si parò davanti, ma Vincenzo decise comunque di continuare la vita da pirata, cosa che infine gli costò cara la pelle. Voci parlano di un suo netto rifiuto, preso dalla sua ben famosa avidità, di dividere un certo bottino con i suoi uomini. Per tale scelta, in una notte del 1819, mentre stava dormendo nella sua cabina di comando, alcuni uomini presero la sua ascia e lo decapitarono per vendetta, ponendo fine ad uno dei più curiosi pirati nostrani della storia.